E Santa Rosalia, e non poteva essere altrimenti, a vegliare dal 1661 su Palazzo Pretorio, cosiddetto perché in origine ospitava la residenza del pretore. La statua di Carlo d'Aprile ne ha viste di tutti i colori da lassù, ma anche l'edificio sottostante ne ha passate di cotte e di crude. Edificato nel 1478, già meno di un secolo dopo subì una prima ristrutturazione. Anche nel 600 venne rimaneggiato e arricchito. Interventi importanti dopo il sisma che colpì Palermo nel 1823 e negli anni successivi all'Unità d'Italia. Adesso Palazzo delle Aquile mostra i segni del tempo e necessita di un profondo lavoro di restauro. La Giunta ha dato il via libera ai lavori che dureranno 4 anni ma che non bloccheranno l'attività amministrativa. Si lavorerà infatti a cantiere aperto e le singole aree di intervento potrebbero diventare occasioni per riscoprire l'intero edificio. 9 milioni e 650 mila euro la spesa prevista. Si partirà dai solai e da lì si andrà verso il rifacimento dei sistemi di raccolta e scarico delle acque piovane. Anche lo scalone d'onore sarà oggetto di restauri che includeranno l'abbattimento di barriere architettoniche. Sarà realizzata una nuova scala, saranno eliminate anche quelle realizzazioni, ad esempio tramezzi e altre opere, non coerenti con l'architettura dell'edificio. In più saranno ripuliti interni ed esterni. Un intervento necessario che si inquadra anche nel percorso di pedonalizzazione dell'intera area e di valorizzazione degli edifici storici che vi si trovano.